un'importante giornata, un momento intenso che diciamo ricorda una figura storica di Favara, Marrone. Oggi all'Istituto King se ne parla. Sì, nell'ambito delle attività previste dal PTOF, della nostra istituzione scolastica, oggi dedichiamo uno spazio dovuto ad un eroe di Favara, Calogero Marrone, che ha permesso e ha salvato tante vite umane. È chiaro che la scuola deve rispondere alle esigenze del territorio, si apre alle associazioni che ne fanno richiesta e cerchiamo di fatto di fare oggi una lezione alternativa. I nostri ragazzi dopo alle ore 12 pure si recheranno presso il monumento che ricorda il giusto Calogero Marrone e celebreranno un momento importante. Ecco, parliamo con Rosario Manganella, che è un po' il motore trainante di tutta questa iniziativa, per anche far conoscere negli anni quello che ha fatto Marrone. Sì, in effetti da 7 anni a questa parte, ormai dopo la costituzione dell'Istituto Studi e Ricerca Calogero Marrone, abbiamo cercato di rendere noto nella nostra città un personaggio così importante, una persona che ha sacrificato la propria vita pur di salvare centinaia e centinaia di ebrei antifascisti, non preoccupandosi della sua vita, perché riteneva più giusto salvare tante persone. Lo ha fatto con coraggio, con senso di abnegazione, sapendo durante il periodo nazifascista quello, i pericoli che correva, e malgrado ciò ha preferito continuare in questa direzione, anche quando venne a sapere da un prete che stavano per arrestarlo, Calogero Marrone non si tirò indietro, aspettò i suoi carnefici, li aspettò a casa, infatti lo hanno prelevato, lo hanno portato prima in alcune prigioni italiane, poi alla fine nel campo di sterminio di Dachau, dove appunto morì il 15 febbraio del 1945. Oggi nel 77° anniversario della sua morte lo stiamo ricordando con tutte le scuole della nostra città e vorrei ringraziare tutti i dirigenti scolastici, i docenti referenti, i ragazzi che hanno lavorato con intensità e senso di abnegazione in questo periodo un poco delicato anche dell'attività didattica delle scuole in generale di italiane, ma soprattutto diciamo della nostra città. Noi lavoreremo ancora in questa direzione, avremo un altro appuntamento per la giornata dei giusti che è il 6 di questo, del mese entrante, e faremo un altro momento di riflessione su Calogero Marrone. Un momento importante oggi, diciamo, ricordare Marrone favarese, diciamo, che purtroppo è morto prematuramente in una situazione brutta. Sì, assolutamente sì, perché Marrone, diciamo, che per alcuni anni è stato sconosciuto, non si conosceva la sua storia, e che però un giornalista di Varese che ha scritto un libro l'ha fatta rinascere, e da alcuni anni diciamo, stiamo facendo in modo che Calogero Marrone fosse giustamente riconosciuto per quello che ha fatto per la nostra libertà. Ritengo che momenti come questi, uomini come questi, che mettono a repentaglio e poi alla fine mettono in conto la fine della propria vita per salvare gli altri, credo che non ci siano metodi e modi per non poterlo ricordare. Dobbiamo ricordarcelo tutti per la nostra libertà che oggi godiamo e che dobbiamo difendere ogni giorno, perché qualcuno ci tenderà a toglierla. La Presidente dell'AMPI, ecco, un'attività diciamo continua nel ricordare certe personalità, tra cui oggi Marrone. Sì, noi stiamo facendo un lavoro, facciamo in ogni giorno, portiamo nelle scuole, perché sono soprattutto a loro viene diretto il nostro discorso. Oggi parliamo di Marrone, qui a Favara se ne parla spesso. Ne parliamo con tutte le scuole che sono collegate nell'anniversario della sua morte. Marrone è morto di tifo a Dachau, però è morto a Dachau, ucciso dai nazisti, è uno dei martiri, uno di coloro che hanno costruito la democrazia italiana.
nella parte migliore della, della Democrazia Cristiana, che hanno preparato, diciamo, questa, la Costituzione che mette alla pari tutti gli uomini e mette al bando il razzismo. E per questo ne parliamo, come vorremmo parlare di tutti gli altri, per una storia che vada recuperata e perché non siano dimenticate le stragi, le violenze, le persecuzioni, il confino, i lager, che il perché il fascismo e il nazismo questo hanno portato, ed è quello che deve entrare nella coscienza della gente, i giovani debbono rifiutare. Per questo l'AMPI svolge questa grande iniziativa e per questo la facciamo nelle scuole.